con il loro famoso Pirino d'Oro, ma nel periodo 1325-1345 si registra un capovolgimento della situazione. Il rapporto del prezzo dell'oro su quello dell'argento iniziò rapidamente a scemare, da 15 a 1 scese a 9 a 1. Quando il prezzo dell'argento cominciò a risalire dopo il 1330, a Venezia l'offerta dell'argento era enorme. Nel periodo 1340-1350 lo scambio internazionale di oro ed argento tornò ad intensificarsi notevolmente, contemporaneamente ad una nuova impennata dei prezzi dei beni. I banchieri fiorentini adesso si trovavano intrappolati con tutti i loro investimenti denominati in oro, perché praticamente avevano preso un oro che valeva 15 a 1 e se lo ritrovavano a 9 a 1. Cioè nel giro di un giorno o due si ritrovavano la metà della capitalizzazione. Quasi dimezzando il loro capitale e potere d'acquisto. I super profitti della Serenissima nella speculazione globale continuarono fino ai disastri bancari e alla disintegrazione del mercato avvenuto tra il 1345 e il 1347 e anche poi in seguito. Nel periodo 1330-1350 la peste nera si diffuse nella città di Cina meridionale, sterminando, come abbiamo detto, fra i 10 e i 20 milioni di persone, mentre veniva esaurendosi la furia saccheggiatrice dell'impero mongolo. Stava disgregandosi l'impero. L'economia mongola si fondava infatti su branchi sterminati di cavalli che rovinarono l'agricoltura di tutto l'immenso dominio dei cani. Questo flagello ebbe come effetto di costringere i roditori portatori della peste, confinati da sempre e da secoli in una ristrettissima regione del nord-est della Cina, più o meno in Mongolia per capirci, a migrare verso le regioni meridionali sulla via portano verso l'Occidente il Mar Nero nella ricerca di commestibili, di vegetali da mangiare. Nel 1340 la cavalleria mongola diffuse appunto la peste nelle cittadine della Crimea sul Mar Nero, da dove i traffici marittimi la portarono in Sicilia nel 1347 e da qui si diffuse in Europa. La popolazione europea ristagnava negli stessi livelli di sviluppo da circa 40 anni, concentrandosi per motivi di sopravvivenza, come abbiamo detto prima, maggiormente nelle città dove le infrastrutture, soprattutto quelle idriche e sanitarie, risultavano sempre più fatiscenti e malandate. Per fare un parallelo, i famosi ponti di Firenze, ad esempio, furono edificati tutti nel XIII secolo e nessuno nel XIV. La situazione alimentare cominciò a peggiorare con lo sassaggiare dei raccolti o addirittura a causa delle carestie di cui si è accennato, e durante le crociate la pur limitatissima istruzione classica che si impartiva nei monasteri fu duramente perseguitata dall'ordine cistercense di Bernardo di Chiaravalle, che predicava le crociate e non voleva gente che avesse idee in testa. Nel 1225 il papato proibì che nei monasteri appunto si istruissero i giovani esterni detti oblati, l'unica forma di istruzione per chi non appartenesse a una famiglia particolarmente agiata e facoltosa, con le immaginabili conseguenze che abbiamo visto prima. Allora una riflessione filosofica: Dio permette il male perché combattendolo diventiamo esseri umani migliori, scrisse Gottfried Leibniz. Non esprimo opinioni perché sennò dovrei dire qualche parolaccia. Il filosofo e matematico tedesco nel XVII secolo fondò la scienza dell'economia fisica. Ci sono invece quelli, e sono molti per fortuna, che con Thomas Malthus oggi pensano che una grande epidemia mortale sia il miglior modo per risolvere il problema di presunte eccedenze demografiche. Tra il 1360 e il 1370 Matteo Villani scrisse nelle sue cronache che mentre ci si attendeva che dopo la peste vi fosse un'abbondanza di prodotti e bassi prezzi per i pochi sopravvissuti, in realtà si verificarono nuove carestie ed aumenti disordinati dei prezzi per circa un secolo, non per qualche giorno. I prezzi infatti aumentarono per l'arco di un'intera generazione e a partire dal 1380 si verificarono una forte deflazione e il contemporaneo crollo dei salari, quindi di male in peggio per un secolo. Nel 1404, e dulcis in fundo, nel 1401 il re Martino I d'Aragona espulse i banchieri italiani dal suo regno. Nel 1403 Enrico IV impose leggi molto rigide sulla loro attività in Inghilterra. Nel 1409 nelle Fiandre i banchieri genovesi furono sbattuti in prigione. Nel 1410 tutti i mercanti degli anni furono espulsi da Parigi. Quando Luigi XI infine diventò re di Francia nel 1461,
regolò gli affari monetari e finanziari del paese sotto la sua sovranità per facilitare la rapida costruzione di città e infrastrutture. Sia nella Francia di Luigi XV che nella contemporanea Inghilterra di Enrico VII, forme di economia nazionale e mercantilistica si combinavano ad una risoluta ostilità alle tecniche finanziarie italiane, si chiamavano allora, ma sono le stesse identiche che oggi stanno cercando di svuotare il potere degli stati in giro per il mondo per creare un nuovo ordine mondiale, e noi non siamo per niente d'accordo. Ho finito. Clap, 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 clap. Grazie, grazie a tutti. Clap, clap, clap. Quando spegniamo? Adesso che altro, perché ha detto il sindaco fino alle 6:30 dopo devono chiudere. Sì, sì. Anche a mezz'ora. Allora,